L'Italia si appresta ad affrontare l'Argentina per la 15ª volta nella storia. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri, che in 14 sfide hanno ottenuto 6 vittorie e 5 pareggi a fronte di 3 sconfitte. 22 i gol realizzati dalla nostra nazionale, 13 le reti messe a segno dall'albiceleste. L'Italia non batte l'Argentina da quasi 31 anni, dal 3-1 in amichevole del 10 giugno 87 a Zurigo. La selezione ha vinto gli ultimi 2 confronti, entrambi giocati a Roma, nel 2013 e nel 2001. Per 5 volte Italia-Argentina è andata in scena ai mondiali e in 5 edizioni consecutive tra il 74 e il 90. Memorabili i successi italiani a Buenos Aires nel 78 e a Barcellona nell'82. Per la prima volta nella storia l'Italia giocherà all'Etihad Stadium, l'impianto del Manchester City, mentre c'è un precedente nella città di Manchester. A Old Trafford, nel girone preliminare dell'Europeo 96, l'Italia di Sacchi pareggiò 0-0 con la Germania, risultato che decretò l'eliminazione degli azzurri dalla competizione.